Dovrebbe essere attivo tra una decina di giorni l'ascensore che da via Gran Sasso porta dritti al largo Barbella a Chieti Alta. Il dispositivo raggiungibile dal lungo tunnel presentato ufficialmente alla stampa questa mattina dal sindaco Diego Ferrara. Si tratta di un ambiente dinamico non solo sotto l'aspetto cromatico ma anche estetico, con diversi murales e un LED dove vengono proiettate immagini suggestive di alta qualità. Entrerà in funzione fra qualche giorno dopo le prove tecniche di routine e sono contentissimo di aver potuto portare a termine, che la mia amministrazione abbia potuto portare a termine quest'opera iniziata già dal 2010 e attraverso sforzi immani di tipo burocratico ed economico siamo riusciti quindi a completare quest'opera come sicuramente riusciremo a fare con altre strutture, altre opere iniziate dalla precedente amministrazione. L'obiettivo principale è quello di decongestionare il traffico puntando su una mobilità sempre più leggera. Quali altri benefici questa opera per Chieti? Ma guardi, soprattutto per la mobilità e quindi il decongestionamento del traffico cittadino, perché ricordiamo che fondamentalmente le persone possono parcheggiare tranquillamente in questo discretamente vasto parcheggio che poi stiamo andando ad ampliare di altri 120 posti e possono arrivare nel cuore della città. Ma cosa ne sarà della scala mobile? Non potrà essere rimessa in funzione e la sua demolizione è talmente costosa che noi in questo momento non possiamo permettercela, quindi l'unica modalità alternativa alle strade cittadine per arrivare al centro da Viale Gran Sasso è e rimane e rimarrà per molto tempo quest'opera qui.